per un nuovo appuntamento con l'agenda del santuario. Eventi, eh, celebrazioni e appuntamenti che hanno caratterizzato questi giorni e che andranno in qualche modo a eh, segnare l'agenda dei prossimi giorni del Santuario di Santa Maria delle Grazie, della Chiesa di San Pio e anche dell'intera provincia eh, Cappuccina. E allora partiamo subito con un'indicazione potremmo dire eh, basica, quella delle Sante Messe che in qualche modo rappresentano un po' il fulcro, il faro della nostra programmazione, soprattutto anche per chi ci segue da casa su Padre Pio TV e per chi quotidianamente viene a San Giovanni Rotondo. Allora partiamo con la nostra grafica che ci indica eh, gli orari eh, delle messe dal lunedì al venerdì e dal eh, il sabato, la domenica e i festivi. Eccole qui. Santa Messa alle 6.30, eh, la prima celebrazione del giorno nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, la messa delle 7.30 nella chiesa inferiore di San Pio da Pietrelcina trasmessa naturalmente su Padre Pio TV, la messa delle 10 e delle 11.30 dalla chiesa di San Pio da Pietrelcina, quella delle 11.30 in diretta su Padre Pio TV, la messa vespertina delle 18 dal santuario di Santa Maria delle Grazie. Qualche piccola variazione per quanto riguarda sabato, domenica e e festivi perché la domenica e i festivi si arricchiscono di una celebrazione alle 16.30 in diretta nella chiesa di San Pio da Pietrelcina mentre le celebrazioni in diretta restano fisse 7.30, 11.30 e 18 con un'aggiunta solo domenica e festivi alle 19.30 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie la, ecco, la giornata inizia con la prima celebrazione quella delle 6.30 escluso però il 25 5 dicembre e il primo gennaio, lo diciamo magari anche a beneficio di coloro i quali stanno programmando magari qualche giorno da trascorrere eh, potremmo dire ecco il ponte del primo novembre o eh, le feste di Natale o di fine e inizio anno, perché no, anche dell'Epifania vogliono appunto ehm, programmare un pellegrinaggio a San Giovanni Rotonde, perché no anche nelle zone eh, limitrofe un luogo che come eh, in tanti pellegrini abbinano è il santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant'Angelo. Eh, ricordato questo vogliamo ora eh, ricordarvi un altro appuntamento che riguarda in particolare la provincia cappuccina di Sant'Angelo e Padre Pio che si arricchisce di un nuovo sacerdote, stiamo parlando di Fra Antonio Gabrielli e sabato eh, riceverà il dono dell'ordinazione episcopale nella cattedrale eh, di Foggia per l'imposizione delle mani di Monsignor Ferretti abbiamo anche ecco, un'immagine uh, un che in qualche modo invita a prendere parte a questa uh, celebrazione, ma intanto prima di ricordare l'appuntamento di sabato che sarà trasmesso in diretta su Padre Pio TV, vogliamo ascoltare un passaggio di un'intervista che lo scorso 4 ottobre, solennità di San Francesco, con Leonardo Fania abbiamo avuto ospite nei nostri studi Frantonio Gabrielli, a lui tra ecco, le tante domande e risposte della nostra eh, chiacchierata, una in particolare che riguarda la sua vocazione. Riascoltiamolo insieme. Perché da bambino soprattutto fu attratto a dire il vero dalla figura più di Sant'Antonio che di Francesco d'Assisi per un fumetto, poi crescendo. <ride> poi uh, crescendo questo desiderio era sparito. Poi durante gli anni della scuola ricordo c'era un po', vabbè, chiaramente la famiglia o anche un fratello eh, sacerdote, presbitero, diocesano, quindi sì. ho respirato questo anche in famiglia. Però anche ricordo a scuola una volta proprio su San Francesco c'era un professore che, con cui c'era anche una dialettica perché avevamo idee un po' diverse, così, che parlò, fece la differenza tra integralismo e fondamentalismo e disse un esempio di, fondame, di persona fondamentalista è Francesco D'Assisi perché andava alle fondamenta del Vangelo. Era, sono piccole cose che poi metto in movimento, poi ho conosciuto i frati della parrocchia immacolata, da piccolo frequentavo anche i frati, i frati minori, poi crescendo Sei stato i cappuccini. Frino. No, non, sono, non ho fatto parte, è un po' un mistero perché non ho fatto parte di gruppi ecclesiali, e infatti ricordo mia sorella che mi diceva come tu non volevi far parte di gruppi ecclesiali e adesso <ride> entri in una famiglia religiosa. Però come dicevo prima ci sono delle cose che ti attirano e che ti portano a dire farò questo anche se la vita era, ero contento, ero soddisfatto. E allora ricordiamo che sabato 12 ottobre, quindi il sabato che ci apprestiamo a vivere fra Antonio eh, Gabrieli della provincia Cappuccina di Sant'Angelo e Padre Pio, segretario eh, provinciale, eh, riceverà. Ecco, vediamo eh, il, la locandina realizzata per l'occasione, l'ordinazione eh, presbiterale nella eh, cattedrale eh, di Foggia, eccola la vediamo. Fra Antonio Gabrielli, eh, i frati minori cappuccini della provincia di Sant'Angelo e Padre Pio e la famiglia Gabrielli sono detti di invitarvi all'ordinazione presbiterale per imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione in Sua Eccellenza Monsignor Giorgio Ferretti, Arcivescovo Metropolita di Foggia Bovino, sabato 12 ottobre alle 18 nella Basilica Cattedrale dell'Assunta a Foggia. E poi Fra Antonio presiderà eh, la sua prima eh, messa, la sua prima Eucarestia, domenica 13 ottobre al alle 11, nella parrocchia eh, dell'Immacolata a Foggia. Eh, L'ordinazione e eh, la prima messa sarà possibile seguirle, eh, no credo solo l'ordinazione, sì scusate, su Padre Pio eh, TV poi avremo modo anche eh, di raccontarvi di queste due giornate eh, belle e ricche per la nostra provincia cappuccina sono stati giorni di pellegrinaggi a San Giovanni Rotondo eh, spesso ecco in qualche modo ci divertiamo ad andare eh, sul sagrato della chiesa di San Pio e eh, del santuario di Santa Maria delle Grazie per chiedere a i pellegrini, ai devoti che vengono a San Giovanni Rotondo, ecco qualcosa in più della loro devozione al Santo di Pietrelcina e questo è il risultato A San Giovanni Rotondo con un gruppo da solo? No, sono in, insieme a una comunità parrocchiale eh, parrocchia San Francesco a Cefalù, una bella cittadina a Cefalù ma è bello l'amore di Dio, muoversi, fare cammi camminare, per incontrare i segni della presenza di Dio nel tempo e nella storia. Un santuario è sempre un segno veramente grande, è una clinica dello Spirito. Si viene qui per essere liberati dal male, ma chi mi libera è il Signore Gesù? È Gesù. Padre Pio intersede, i compagni di viaggio sono no? i nostri santi, fressi luminose, compagni di viaggio, amici, Beh, Veniamo anche da Padre Pio di Padre Pio, a una buona parola. Sono vissuto in mezzo ai frati cappuccini, nessuno in 14 anni mi ha parlato di Padre Pio. Perché c'era proibizione di, di parlare di Padre Pio, di venire al santuario, no, al, al convento di San Giovanni Rotondo, e le lettere che arrivavano da Roma, i frati non inculcavano questa conoscenza di, di San Pio, mentre di padre Leopoldo me ne parlavano di padre Leopoldo. Però adesso leggendo e conoscendo più da vicino gli scritti di San Pio o di Padre Pio, diciamo Padre Pio, c'è qualcosa, c'è una umanità, umanità sottesa, veramente bella. Sono molto devota di Padre Pio, sì. Che sì. cosa provo ogni volta viene È qui? Un senso di, di sollievo, dell'emozione grande, veramente non si possono spiegare che emozione. Che cosa la lega a Padre Pio? Eh, mi lega la devozione, cioè, che io ho molto fede con Padre Pio. Prego tanto per Padre Pio, la sera, specialmente quando vado a letto, faccio la mia preghiera. Venite! Baiano. Baiano provincia? Baiano! Baiano, provincia di Avellino! Perché a San Giovanni Rotondo? Perché eh, Ogni anno! Che cosa vi lega a Padre Pio? Eh, la... che, ci lega? Eh. Eh, che ci lega, la sua misericordia, da dove dobbiamo incominciare? Ciao. La prima volta che siamo venuti stavamo, era di sabato, stavamo facendo la, la processione, la, la fiaccolata che si fa da aprile a ottobre e dopo la fiaccolata stavamo tutti fermi, all'improvviso abbiamo sentito un odore, un profumo e mia figlia disse mamma vedi la mia candela è profumata e invece cioè, sentendo l'odore della candela non profumava e quindi cioè, tutti l'abbiamo sentita anche io lo sento anche è scomparso poi l'abbiamo sentita un attimo è stato il profumo di rose, è stato bellissimo troppo bello è molto emozionante che cosa vi colpisce dimentiamo. di padre Pio ma tutto la sua umiltà la... Tutto, tutto di Padre Pio. Il santo è qui Popolo. ogni anno, sì, 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 ogni anno siamo Il santo qui. Nel... Del Io vengo ogni anno a fare donazione. Per questo motivo dal 94 che siamo qua. Veniamo sempre qua a fare donazioni. Di Padre Pio, signore? Sì, sì, tantissimo. Che cosa vi lega a Padre Pio? Tanto. Tanto tanto, perché a casa mia c'era un gruppo di brighi di Padre Pio e di più per tanti anni abbiamo fatto un pullman natale a Pasqua. E lui mi ha detto tu sei via Dio. Noi veniamo ogni anno, ogni anno veniamo perché abbiamo una devozione di mia sorella. E quindi e poi si viene da Padre Pio perché è Padre Pio no? Che cosa chiedete al santo di Pietrelcina ogni volta che venite qui? Beh, si sente quella cosa che è inspiegabile e quindi Cosa vi colpisce di padre Pio? La sua bontà, la sua umiltà C È la prima, la prima volta, la prima volta Allora, perché? Perché abbiamo fatto un viaggio dalle Puglie e abbiamo un'amica che parlavamo sempre, parlavate, sempre di, di questo posto Et Padre Pio est incontournable. Parce que déjà ma grand-mère parlait tout le la nonna temps. La de Elle avait une photo du Padre et Pio dans sa poche. Et tout le temps avec le Padre Pio. Et non, jamais sans le Padre Pio, toujours sempre con Padre Pio. Ça me fait penser aussi à ma grand-mère. Et ça me fait penser aussi à le fait penser la nonna. Et nous sommes vraiment surpris. di questo posto con la magnifica eh, iglesia, chiesa e tutto, tutto il posto eh, è cioè, meraviglioso meraviglioso questo meraviglioso davvero ecco ci riempie di gioia poter ascoltare le voci dei tanti che vengono a San Giovanni Rotondo anche dall'estero, in questo caso eh, dalla Francia, rimangono colpiti sia dei luoghi ma naturalmente della figura del nostro caro e amato padre Pio. Lì nella regia ci fermiamo qualche istante e poi di nuovo insieme. Torniamo insieme in compagnia della nostra agenda. La settimana scorsa, potremmo dire settimana francescana, dedicata alla solennità in cui la Chiesa ha celebrato San Francesco d'Assisi, patrono eh, d'Italia, anche a San Giovanni Rotondo tanti eh, gli eventi dedicati al poverello di Assisi. Allora, ascoltiamo uno stralcio di un concerto che si è tenuto alla vigilia della solennità di San Francesco, il 2 eh, ottobre, quindi ecco giorno eh, prima della commemorazione del suo beato transito nel santuario di Santa Maria delle Grazie con la corale dedicata e intitolata Fra Daniele Natale. Questo è il concerto che appunto si è tenuto lo scorso 2 ottobre. Così come la celebrazione del 4 ottobre, solennità di San Francesco eh, d'Assisi, che appunto si è tenuta nel santuario di Santa Maria delle Grazie. Vediamo eh, qualche immagine perché non abbiamo tempo di ascoltare completamente il contributo che abbiamo preparato per voi. Eh, eh, come eh, tradizione, la celebrazione è stata preseduta dal guardiano eh, del convento. Quindi è toccato a padre Rinaldo presiedere la celebrazione vespertina delle 18: appunto lo scorso eh, 4 ottobre, solennità di San Francesco eh, di Assisi. E allora vogliamo adesso eh, ricordarvi alcuni, alcune informazioni utili per organizzare al meglio il vostro pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo e, e in tanti appunto vengono a San Giovanni e nel, a visitare i luoghi che hanno visto la presenza del Santo di Pietrelcina e approfittano anche per accostarsi al sacramento della riconciliazione, ricordiamo gli orari delle confessioni nella chiesa di Santa Maria delle Grazie 8.15, 12.45 al mattino 15.30, 18.00 30 al pomeriggio, chiesa di San Pio 9:30, 12:30, 15:30, 17:30. Quindi, ecco, troverete appunto diversi sacerdoti che eh, sono disponibili anche a confessare in lingua straniera, dal francese all'inglese, al tedesco e naturalmente il polacco. Altre informazioni utili per organizzare al meglio il proprio pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, i luoghi di Padre Pio: ecco, vediamo le aperture e le chiusure: il santuario di Santa Maria delle Grazie dalle 6 alle 22, la cripta più i percorsi, quindi la cella dove è vissuto Padre Pio più il crocifisso delle stimmate, dalle 7 alle 19, il sagrato della chiesa di San Pio: i cancelli aprono alle 6 e chiudono alle 22, la chiesa di San Pio apre alle 7 e chiude alle 19, così come gli stessi orari vengono rispettati e seguiti anche dal percorso dei mosaici e della chiesa inferiore del santo di Pietrelcina. Abbiamo ancora un minuto per ricordare che è naturalmente a vostra disposizione l'ufficio accoglienza pellegrini, l'ufficio pellegrinaggi che si trova proprio all'ingresso del Sagrato della Chiesa di San Pio. Il numero di telefono è lo 0882 417500 convento santuariopadrepio.it. L'ufficio accoglienza è aperto dalle 8 alle 19 e vi permette... Di usufruire di questi servizi, visite guidate in lingua, l'utilizzo della sala del Pellegrino per consumare il vostro pranzo al sacco, l'utilizzo degli auditorium per incontri o eventi, anche congressi. E poi è possibile prenotare il pass per partecipare attivamente alla Fiaccolata Mariana, che ricordiamo eh, si tiene da aprile a ottobre fino all'ultimo sabato di ottobre alle 21. È possibile. Eh, informarsi su sacramenti, prenotazione dei sacramenti, ricevere la guida e le mappe del santuario e poi naturalmente informazioni varie come sempre per organizzare al meglio il vostro pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo. Ufficio accoglienza pellegrini 0882 417 500 oppure convento santuariopadrepio.it. Ecco lo vediamo grazie alla nostra regia. Bene, allora ehm, ci fermiamo qui, non credo che abbiamo tempo per eh, la cartolina eh, di oggi, magari la rimandiamo alla prossima settimana, le nostre cartoline sono immagini dei luoghi eh, di pellegrinaggio appunto, che caratterizzano San Giovanni Rotondo. Eh, L'agenda ritornerà in replica nel fine settimana e in diretta il prossimo giovedì. Grazie a tutti per averci eh, seguito e buon proseguimento in compagnia della programmazione di Padre Pio TV.